Il nipotino! Oggi per merenda dovrebbe esserci il bignè alla crema. Sarà meglio che corra subito a casa. Sono a casa! Mamma, dov'è la merenda? Dimmi dov'è! Ehi, ma che cosa stai dicendo? Se te l'ho appena data. Guarda che sono tornato a casa adesso. Come puoi avermela già data? Non dire bugie. So che il bignè alla crema è il tuo dolce preferito, ma non posso dartene ancora. O forse hai dimenticato di essertelo già mangiato. Cosa succede? Sono appena arrivata e sono sicura di non aver fatto merenda. Forse c'è in giro l'impostore che si spaccia per me. Ciao, nonnino, bentornato a casa. Adesso capisco, tu sei Sewashi, mio nipote. Devo proprio dirtelo, tua madre è decisamente svampita. Ha creduto che fossi te e ha voluto per forza che mangiassi la merenda. Ma quel bignè era destinato a me, era la mia merenda. Ciao, sono a casa. Ma tu sei Sewashi. Ciao, Doraemon, come va la vita? Bene, ma tu come mai sei qui? Beh, ecco, adesso ve lo spiego. Bene, ragazzi, oggi vi darò un compito diverso. Userete la macchina del tempo e tornerete indietro negli anni per scrivere una relazione dettagliata e accurata su come vivevano i vostri antenati nel passato. Ma a una condizione, vi proibisco severamente di intervenire in modo tale da cambiare i fatti. E specialmente tu, Sewashi. Nella storia della tua famiglia ci sono stati diversi personaggi unici, quindi ti prego di fare attenzione, mi raccomando. Ci vediamo la prossima settimana. Dopo le parole del maestro mi sei venuto subito in mente tu, nonno. Sono d'accordo con te e col maestro. Nobita è davvero unico. E così sarai unico. Ma che cosa vuol dire unico? Nel tuo caso unico vuol dire un po' strano, eccentrico. Per favore, mi aiuteresti a svolgere il compito? Certo, visto che a chiedermelo è il mio adorato nipotino. E poi i compiti vanno sempre fatti al meglio. Sentiamo, quali aspetti della vita di tuo nonno devi analizzare? È semplice, sono interessato al tipo di giocattoli con cui giocano i bambini di questa generazione. Se ti interessano i giocattoli, io so dove andare. Guardate! Ecco la mia collezione di giocattoli radiocomandati. Sono in questo speciale armadio sottovuoto per conservarli meglio. Vi mostrerò una cosa. Questo è un modellino in scala 1 a 20 dell'automobile che vinse la famosa 24 ore di Gandaruman. Prego, guardate, potete guardare ma non toccare. Cosa fai? Ho detto di non toccare. È un giocattolo alimentato a energia elettrica. La sua fonte di energia è una batteria. Una volta ne ho visto uno simile in un museo. Ma è roba per bambini piccoli. Cosa? Ti vieto di prendere in giro la mia collezione. Vorrei vedere un giocattolo meno statico, che preveda più movimento fisico, come le carte da gioco volanti o le trottole su cuscinetti a sfera che ho visto sul mio libro. Non giochiamo con roba del genere al giorno d'oggi. Non hai neanche una macchina fotografica a energia solare. E insomma basta, ti ho detto di no. Scusate, ma chi è questo tizio? Vedo che indossa degli abiti strani. Possiamo definirlo un mio lontano parente. Vorrei vedere le figurine animate, i birilli interattivi e l'esplorazione virtuale dell'unica... Io non ho questi giochi, ora andate via! Beh, in effetti non posso dargli tutti i torti. Quel vostro amico non aveva i giocattoli che vorrei vedere. A proposito, cos'era quel coso che hai usato prima? Quale? Vuoi dire questo? Si chiama scanner e mi permette di vedere cosa c'è all'interno di un oggetto. E poi indosso questa tuta di sicurezza che mi dà l'agilità e la forza di effettuare grandi salti. E se anche dovessi cadere da un palazzo, non mi farei alcun male. Quanto mi piacerebbe provarla. Su, pensiamo a casa di chi potremmo andare adesso. Che ne dite di quella ragazza che Nobita dovrebbe sposare? Aspetta, come si chiama? Shizuka. Oh sì, Jaiko. C'è qualcuno che sta parlando di me. E così questo ragazzo è un tuo parente? Sì, ti somiglia molto, sembrate quasi fratelli. Che simpatica la mia nonnina. Ma come sarebbe nonna? Non facci caso, è un maltrattione. Senti, Shizuka, avrei un piccolo favore da chiederti. Se non è di troppo disturbo, potresti preparargli le tue famose frittelle con la cioccolata calda? Lui non ne ha mai mangiate. Dici davvero? Sì, volentieri. Scusate per l'attesa. Wow! Però che spettacolo! E così queste sono frittelle con la cioccolata calda. Vediamo. Ci vuoi?
ad alto contenuto di zuccheri. Potrebbe essere nocivo per la salute. Ma voi mangiate questi dolci ipercalorici? Io l'ho preparato apposta per lui. Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. Scusami tanto, nonna. Perché continui a chiamarmi nonna? Adesso basta, andate fuori da casa mia! Che ci zucca! Come hai detto, un lontano parente di Nobita? Sì, ed è un tipo molto strano. Interessante, mi piacerebbe vedere che faccia ha. Dovresti vergognarti, hai fatto arrabbiare anche Shizuka. Che cosa succederebbe se adesso il corso della storia dovesse cambiare e lei non volesse più sposarmi? Oh no, che disastro. Ah, puoi stare tranquillo, sai, non hai nulla di cui preoccuparti. Doraemon, fagli vedere, per favore. Ok, questo è un album di foto del futuro. Ecco, guarda un po' qui. Visto? È tutto a posto. Ah, meno male, Shizuka sarà ancora mia moglie. Bene, e ora dove vogliamo andare, ragazzi? Ehi, ciao Nobita. Ciao, come stai? Avanti, venite tutti qui. Anche tu con quella tuta ridicola. E quello chi è? È il bullo di quartiere della nostra epoca. Questo è interessante, potrei scrivere di lui nella mia relazione. Vediamo. E così questo sarebbe il bullo di quartiere di questa epoca. Strano soggetto, un ottimo argomento per la mia relazione. Ehi, questo ragazzino è in cerca di guai. No, no, credimi, lui non cerca guai. Quel ragazzone sembrerebbe un tipo piuttosto violento, non è vero, nonno? Come nonno? Visto, te l'avevo detto che era strano. Ascolta bene, voglio sfidarti a duello. Sei d'accordo? Dipende, che tipo di duello hai in mente? Anzi, no, non voglio battermi con te. Scegli tra una gara di corsa, una partita a calcio o un incontro di sumo. Scelgo tutti e tre. Forza, Gian, fagli vedere chi è che comanda. Lascia fare a me. Coraggio, cominciamo. No, aspetta, non credo che sia una buona idea. Non preoccuparti, e poi sei stato tu a dirmi che i compiti vanno sempre fatti, non è così? Ma... Se Wash finirà per prendere un sacco di botte, devo andare subito a fermarlo. Correte senza fermarvi fino al prossimo isolato e ritorno. Siete pronti? Via! Oh no! Tanto dunque io! Ti saluto! Evviva! D'accordo, è il momento di fare una bella partita a calcio. Già, fatti valere. Certo che lo farò, lo sistemo. Prendi questa palla se ci riesci. Sta andando nel cortile del signor Caminari. L'ho presa! Wow, è straordinario! Come la mettiamo? No, è impossibile, come ha fatto? Ehi, ho sentito che un ragazzo straniero sta facendo fare delle brutte figure a Gian. Davvero? Andiamo a vedere. Sì, andiamo. Dovete guardarvi negli occhi. Finora le cose sono andate bene, però. E ora combattete! Vieni qui! Ora c'è giusto! È bravo! Scusa, ma tu da dove vieni? E come ti chiami? Vuoi giocare con noi? Accipicchia, non so cosa darei per avere una tuta come quella. Però non capisco come mai il duello non sia finito come nella foto. Sono sicuro che dietro tutto questo c'è qualche trucco. Ehi, sono a casa! Ehi, sono a casa! Bentornati! Come ci sono due Nobita? Ehi, sono a casa! Doraemon, la lavatrice fa i capricci. Le daresti un'occhiata, per favore? In cambio ti darò qualche merendina alla marmellata. Ok! Nonno Nobita, non ce l'hai qualche altro amico? Certo, ne ho un altro che si chiama Dikisugi. Ehi, potresti farmi provare un attimo la tua tuta? La mia tuta? Ma certamente! Dai, scambiamoci i vestiti! Dici davvero? Bene, allora io vado a fare un giro in città. Ci vediamo! Ciao, Nobita, come va? Ehi, un momento, ma tu non sei Nobita.
L'ho letto anche su questo libro e sono d'accordo che la distanza tra i pianeti si ridurrà e che presto potremo viaggiare a velocità siderali. Sì, nel XXI secolo sarà possibile anche viaggiare nel tempo. Evviva, proprio come pensavo. Chissà dove saranno andati a far danni Nobita e Sawashi, sono in pensiero. Evviva! Fantastico! Wow! Eccolo, guarda, arriva già! Nel momento della rivincita! Ora! Tanto con la tuta di sicurezza non mi succede nulla! Allora, ti arrendi adesso? Così impari, babbeo! Oh, povero Sawashi, lo sapevo, è successo quel che si vedeva nella foto! Cosa? Ma quello laggiù è Nobita! Perché capitano sempre tutti a me? Perché? 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 Eh sì, quello è proprio Nobita!